Siete su Radio DJ, sì. Sono andato a prendere l'acqua al boccione, c'era Andrea Lippi che ha preso. Andrea Lippi. Io speravo con il tuo annuncio di arrivare a 20.000 follower su Instagram. Invece, rifallo. Lippi non è credibile, ragazzi, non è credibile. Il programma non è credibile. Ho detto prima, mettiamo De Gregori perché so già come va a finire. Tanto è registrata. Sono un esperto. Rifai. Ale Lippi qui con noi, non è M2O3. Non è M2O, perché stavo bevendo il boccione, mi ha detto: t'ho visto che eri Ibiza? Sì, io ho detto: sono andato Ibiza. Ho appena fatto un podcast su Ibiza. Esatto. Allora, siccome qui in radio il gruppo spinge un sacco i podcast, anche quello della Fosca va benissimo. Insomma, Maurizio, tutti stiamo facendo dei podcast. Lui monta. Maurizio monta, lo sapete. E con quel fisico lì, Maurizio, che vuoi fare? È chiaro che tutti ti chiedono di montare. Sei il cavallo proprio. Allora, hai fatto un podcast su Ibiza. Quando vado Ibiza, la gente mi dice sempre dove devo andare, cosa devo fare, così. C'è il podcast e vi spiega la storia di Ibiza. Esatto, questa è una delle puntate del mio podcast che si chiama Disco Ball, che racconta un po' le storie dei protagonisti, dei luoghi, della musica, specialmente quella da ballo. E nell'ultima puntata uscita ieri, si chiama La storia di Ibiza, racconto la storia dell'isola, no? Perché molti frequentatori, molti turisti come te, che l'hanno scoperta magari da relativamente poco, non sanno che quell'isola ha una storia particolarmente affascinante, importante. Ti ha dato del novellino, eh? Fabio, scusate, buongiorno. Innanzitutto noi andavamo Ibiza quando non esisteva ancora Ibiza. Esatto. Cioè, quando Lippi non era ancora nato, io ero già la nudo con gli. Scusate, se c'è uno esperto di Ibiza è Michele Mainardi. Adesso non ne parlo più. Però è vero. Infatti ci sarà uno spin-off che si chiamerà proprio Michele Mainardi. Ibiza, e non so quanto si possa raccontare, però. Non abbiamo ancora parlato del cachet. No. I suoi DJ set alle 9 del mattino, esatto. Vestito in un certo modo, sono entrati nella storia dell'isola. Quindi... col tutù, ragazzi, col tutù. Io facevo col tutù. Visto che sei qua, ti racconto un aneddoto. La prima pietra della storia di Ibiza fu appoggiata in terra dai Fenici, dove ora c'è il Blue Marlin a Sacaleta, che è uno dei club più esclusivi dell'isola. Lì sotto, dove tu sbocci lo champagne tutti i weekend. Dove tu sbocci tutte le mattine. Magari. Lì c'erano i Fenici. Lì arrivarono i Fenici nel 700 avanti Cristo che scoprirono quest'isola. Sì. Poi però il nome e la data di nascita li l'hanno date i cartaginesi nel 654. Sì. L'hanno chiamata Bes Ibiza in onore di un dio greco, dio egizio che si chiamava Bes, che loro veneravano un sacco. Quindi Ibiza. Io ho scoperto che Formentera viene da frumento, Formentera era il deposito dei romani dal frumento. Esattamente. Romani, centurioni romani, mm-hmm, che oziavano quando prima combattevano le guerre puniche. Finite le guerre puniche, come viaggio premio, come vacanza premio, li mandavano a Ibiza a rilassarsi. Come noi adesso. Come adesso. Fabio, guarda che centurioni romani, prima di andare a Formentera, facevano le spuma party alla mezza. Esatto. Come si chiama il podcast, che la voglio tutta questa puntata? Si chiama Disco Ball il podcast. Disco Ball, e questa è l'ultima puntata. Ma non sarà l'ultima, è troppo bello per essere l'ultima, è troppo bello. È la terza puntata della prima stagione. Sì. Okay. Disco Ball, che è un programma che faccio anche su M2O tutte le domeniche sera e che poi abbiamo declinato in versione podcast. Possiamo ritrattare? È credibile. Per me Ale Lippi è l'Alessandro Barbero della musica da ballo. Questa ragazza è un complimento. Divulgazione con voglio fare chiarezza in questa confusione. Sì. Siccome tu sei di M2O e sei qui a Radio DJ, non so se stai vedendo Albertino e Linus che si stanno picchiando. Ieri ho visto Linus in diretta con la felpa di M2O. Sì. Nera con scritto Dance with Us. Cioè, ragazzi, stiamo facendo. Che disco ci hai portato, Andrea? Ti ho portato Andrea. Che palle! Mi chiamo Alessandro. Scusa, Fabio, siccome mi dicono che sei molto ascoltato, voglio arrivare a 20.000 follower su Instagram. Puoi dare il mio Insta, Ale Lippi. Seguite, fai proprio una. Esatto, seguite Ale Lippi. Detto Andrea. Scusami. Anche che disco... Marcello Lippi, se vuoi. Esatto, che disco hai scelto? Vi ho portato un disco ispirato da una frase che disse Nostradamus 500 anni fa, relativamente a Ibiza. Ma davvero. Disse: Ibiza sarà l'ultimo rifugio sulla terra.
La terra promessa. C'aveva cioè, ragione perché stiamo andando tutti Joe là. Prima con la pandemia, adesso con la guerra. Mi sa terra che facciamo promessa. La fine dei centurioni. Grazie, ridi il nome del podcast. Discoball su tutte le piattaforme, One Podcast, Spotify, Apple Music, Amazon, ovunque, dai. Wow. Poi speciale Michele Mainardi. A sto punto. Anca.